L'associazione Villa Piana Borgo Attivo e il Borgo di Setea, in collaborazione con Villa Piana Online, continuano a portare avanti il progetto Il Tempo di Villa Piana. Lo spirito di questa iniziativa è di documentare, attraverso le testimonianze dei diretti protagonisti, le attività, la determinazione e l'impegno di quanti hanno investito tempo, risorse e professionalità nello sviluppo culturale e turistico della nostra cittadina. Lo scorso ottobre abbiamo dedicato una giornata agli imprenditori e costruttori che hanno realizzato le infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del turismo di Villa Piana. Oggi presentiamo la prima parte di una serie di interviste agli imprenditori della ristorazione e della gastronomia. Iniziamo con Villa Piana Centro, seguiranno gli imprenditori di Villa Piana Lido e dello Scalo. Abbiamo preferito dividere in due parti la presentazione delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio per non avere dei filmati troppo lunghi e per dare spazio, dopo la proiezione, ad un dialogo e dibattito sulle ricette tipiche della tradizione di Villa Piana, così ricca e consolidata attraverso le generazioni che ci hanno preceduto. I protagonisti delle interviste ci hanno parlato della loro iniziativa e delle caratteristiche dei loro piatti, perché credono nelle risorse che il nostro paese può offrire al turismo e ai turisti, che oltre ad apprezzare le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, sono sempre più attenti ad apprezzare e gustare pietanze diversificate in menù genuini e appetibili, preparati nel solco della tradizione della migliore gastronomia del nostro territorio. Continuiamo con questo secondo appuntamento le interviste a operatori nei diversi settori del tessuto produttivo villapianese. L'idea rimane la stessa di quella iniziale, e cioè quella di un'intervista sul campo, in presa diretta. Questo modo di interagire con l'operatore diventa più spontaneo, meno schematico e per certi versi anche più amichevole. Si riesce così a trasmettere e a raccontare le sensazioni, le emozioni dell'imprenditore in un modo più immediato. Ovviamente le interviste effettuate con questo sistema non saranno perfette né in audio né in video. Proprio per la tipologia di registrazione saranno presenti rumori e anche voci fuori campo. Non intervenendo con nessun filtro, abbiamo cercato di raccogliere e trasferire a voi le emozioni così come ci sono state trasmesse. Le clip che andremo a vedere seguono un ordine casuale, quindi la prima clip sarà al primo posto solo perché è stata completata per prima, in quanto il materiale era sufficiente o arrivato prima di altri. Quindi poi a mano che si completavano le altre clip venivano inserite in successione. Una cosa comune che traspare dalle interviste e la passione che gli operatori mettono nel loro lavoro, e questo gli fa onore. Bene, sperando che quanto detto traspaia in modo chiaro dalle clip che andremo a proiettare, vi auguriamo una buona visione. Thank you.
titolare del ristorante Pizzeria La Murata, e di fatti possiamo già vedere qualche cosa che ci fa pensare a delle buone pizze. Allora, signor Alfredo, lei ha aperto ormai parecchio. Sono 25 anni che sono qui. 25 candeline che abbiamo spento. E ancora non si è scocciato, insomma. Resistiamo. Quindi, anche se c'è un periodo di fermo, di problemi anche a livello nazionale, a livello comunale, cerchiamo di andare avanti, quindi cerchiamo di mantenere. Bisogna tenere duro, se no. Comunque lei ha un ristorante avviato, perché insomma è anche apprezzato per i banchetti. Sì, perché, facciamo dei banchetti, facciamo ristorante, pizzeria, quindi facciamo un po' di tutto, quindi diciamo che siamo conosciuti sul posto, anche nei paesi nordici. Il piatto, il suo master piece, lavoriamo con il pesce, quindi facciamo molto sul pesce, poi abbiamo piatti tipici del posto, come i cavatelli alla murata, le cavatelle ai frutti di mare. Questo è il nostro piatto forte, diciamo, di pesce che va di più, sono delle tagliatelle con pasta fresca all'uovo, e poi va fatta con una salsa di mare, frutti di mare con cozze, gamberi, seppi, calamari, gamberetti e scampi. Viene cucinato con padella, con olio di cipolla, del pomodorino pachino, prezzemolo, e viene impiattato in questo modo. Quindi un sapore fragrante, bello, dolce, quindi... Perfetto. Ho cercato di dare proprio il gusto siciliano.
con i piselli, con le ragù, proprio il tipo siciliano. Invece qui vedo qualche queste sono delle locali, sono delle cicorie con mollica di pane, questo rita. Poi abbiamo delle crocchette di patate, la lasagna, lo doc, le patatine, ma ce ne sono tanti altri come rosticceria. Vedi, sono tutti così buoni come questi, direi che si capisce il successo. E che poi nella serata facciamo anche delle pizze da sporto, diversi tipi di pizza da sporto. E la clientela? Diciamo, ma piano piano sto vedendo il riscontro e sta andando avanti sempre di più e questo mi è molto. Tu hai lavorato su ordinazione? Su ordinazione, poi facciamo anche qualcosa la trovano sempre, però se con ordinazione è meglio perché ci proviamo prima è meglio il prodotto che è scaldo, fresco e tutto quello. Altrimenti troveranno quelli di banco, diciamo che. Certo, quello che avete preparato. Abbiamo visto prima che c'è anche un piccolo veor, quindi si può stare. Sì, sì, si può stare, piano piano ho fatto anche una piccola saletta per più ore di ferro e poi voglio un pochettino sempre fare qualcosa in più. Bene, e come piatti adesso qui abbiamo visto la lasagna e la cosa, ma avete una specialità vostra oppure? Ma noi abbiamo tutte le specialità diciamo nostre locale, non ci sono problemi dal legnello, dal coniglio, alla cacciatora, non ci sono, se abbiamo le prenotazioni su ordinazione, come alcuni amici turisti che sono venuti in quest'estate, che vogliamo assaggiare gli bruttini d'agnello, non c'è problema, glieli facciamo, l'agnello al forno glielo facciamo, non è che ci sono, non abbiamo, la nostra cucina è al 100% quella calabrese, quella pienese, c'è sempre, è così deve essere, perché è un'ottima cucina. Però non la facciamo in rosticceria, diciamo, tutti i giorni, perché andrebbe uno spreco. Se abbiamo delle ordinazioni, è giusto che noi gli diamo la cucina nostra tradizionale. Bene. E un'altra sera abbiamo fatto i cosiddetti fazzul con la carne di maiale, è stata un'ottima riuscita, diciamo, ho le mie melanzane ripiene che oggi mancano per esempio, però le melanzane ripiene quasi tutti i giorni ce l'abbiamo. Quindi hanno messo questo nome. Noi abbiamo aperto 8 anni fa. Ecco, stiamo vedendo la composizione di uno dei piatti tipici. Sì, che è baccalà in umido. Per fare questo piatto bisogna prima dissalare il baccalà. E iniziamo a preparare questo piatto. In una padella si mette l'olio e la cipolla, tanta cipolla io metto, e poi metto il pomodoro, la faccio cuocere, metto il sale naturalmente, il pepe chi lo vuole, e una volta metà cottura del sugo si mette il baccalà. Una ventina di minuti e il baccalà è pronto. Adesso vediamo invece la trippa con le patate. Qui abbiamo trippa e patate, un altro piatto tradizionale di Villa Piana.
sempre seguendo la ricetta della mia nonnina, ok. Un altro piatto tradizionale della mia nonna. E niente, ho preso la trippa, l'ho lavata, ho preso una pentola, ho messo la trippa dentro, l'ho fatta bollire. Quando ho infilato la forchetta, che era morbida, l'ho tolta dal fuoco. Ho preso un'altra pentola, ho messo su la cipolla e un po' di sedano, chi lo vuole, e chi no non lo mette. E ho messo il pomodoro, ho fatto soffriggere un po' la cipolla, poi ho messo il pomodoro, l'ho fatto cuocere, ho messo la trippa e poi ho fatto cuocere ancora un po' per insaporirsi e ho buttato su le patate. Cotte le patate, il piatto è pronto. E qui abbiamo un'altra specialità della casa, aspetta. Le patate con la buccia, che sono fritte. Vengono fatte nella friggitrice. Difatti sono squisite, per notare proprio non c'è nessun residuo di olio. No, niente. Sono perfette. Con peperoni e qualche volta con la salsiccia. Peperoni e salsicce nel pane. In tutta la varietà di panini, veramente due pagine di menù, abbiamo scelto questa sera il panino più semplice. Vegetariano. In onor mio, perché io sono innamorato di questo panino. Allora, è semplice, semplice. C'è mozzarella, melanzana arrostita, zucchine arrostite e peperoni arrostiti, tutti fatti da me. Siamo con Elisabetta Filardi, che è una delle proprietarie del ristorante Casalnuovo, di cui chiederò subito a Elisabetta di parlarci. Intanto, siete aperte da quanto? Allora, la trattoria è aperta dal 2013. È una trattoria voluta fortemente dal dottor Ebria e da Lorenzo Filardi. È stata chiamata Trattoria Casalnuovo in onore di Ottavio Briglia, che aveva la sua Trattoria Casalnuovo e di cui Lorenzo era stato allievo. È nata con uno scopo ben preciso, quello di fare una cucina particolare. Quando decisero di lasciare la Trattoria Casalnuovo, all'epoca c'era mio fratello Pino, e voleva mantenerla questa trattoria e fece a me, a Maria e a Rina la proposta di prendercela noi e fare quello che sapevamo fare. E quindi abbiamo proposto dal 2019 questa nuova gestione con questa nuova cucina. E quindi facciamo una cucina tipica delle nostre mamme, delle nostre nonne, dove il baccalà regna sovrano. E abbiamo iniziato questa avventura, ci sta dando le nostre soddisfazioni. È una sfida perché siamo tre donne in un territorio difficile, perché vive solo di turismo estivo. Estivo, diciamo, c'erano 20 giorni di estate, quando Villa Piana ha delle grandi, grandi risorse, possibilità di una crescita del turismo culturale che potrebbe durare 12 mesi l'anno, ecco. Il numero dei posti d'estate aumenta considerevolmente,
abbiamo un terrazzo molto caratteristico, si affaccia sulla torre, quindi insomma piace molto. E noi abbiamo la nostra cucina locale con i nostri prodotti, le nostre verdure, la carne, però diciamo che Maria e Lina sono molto brave e propongono dei menù, dei banchetti molto molto graditi, quindi utilizzano il pesce, lo hanno rielaborato con delle ricette loro. Quando abbiamo iniziato questa il contatto con le persone, quando abbiamo iniziato questa avventura, ognuno di noi sapeva che poteva svolgere un ruolo. Maria e Lina sono bravissime in cucina, si sanno organizzare, riescono a soddisfare il cliente, viene che vuole la lagana e i ceci, non è che la lagana è pronta, loro la fanno al momento, quindi la bravura, la loro bravura è anche questa, cioè riuscire un poco a soddisfare comunque il cliente. Una donna in genere è una forza. Tre donne sono. Sì, siamo un ciclone. Infatti, quando abbiamo quelle giornate un po' moscette, soprattutto in questi periodi dell'anno, no? Però non ci battiamo, cioè tiriamo fuori, studiamo ricette da proporre, insomma. Crema di fave e baccalà fritto. Splendido, quindi un piatto nostro, perché è nostro, perché il baccalà. Sì, perché il baccalà qui a Villa Piana è il nostro con piatto. Un tocco artistico della signora Maria. Allora. Ci sono le polpette al sugo, che è un altro piatto tipico nostro villapianese, la parmigiana di melanzana, le cicoriette nostrane salvatate con mollica di pane e le patate blacchiose lette a Villa Piana.